I lavori nell'aula del sinodo procedono, tema la famiglia e le sue fragilità, ma la preghiera mattutina per volontà di Francesco è per la drammatica situazione in Ucraina. È il Papa a portare all'attenzione del Collegio Cardinalizio le stragi di piazza Kiev, le sofferenze del popolo e la condanna della comunità internazionale, la cronaca di un conflitto che si consuma in Europa. Ma a fine mattinata sarà il direttore della sala stampa vaticana a leggere una dichiarazione più ampia. Nel corso del consistorio straordinario, il Santo Padre e il Collegio Cardinalizio hanno elevato al Signore una particolare supplica per i numerosi cristiani che in diverse parti del mondo sono sempre più frequentemente vittime di atti di intolleranza e di persecuzione. A quanti soffrono a causa del Vangelo, il Santo Padre e i cardinali desiderano rinnovare l'assicurazione della loro costante preghiera, esortandoli a rimanere saldi nella fede e a perdonare di cuore ai propri persecutori a imitazione del Signore Gesù. Un messaggio che guarda tutte le nazioni lacerate da conflitti interni, dal Sud Sudan alla Nigeria, dalla Siria alla Repubblica Centroafricana, zone dove è sempre più urgente il ripristino della sicurezza e dello Stato di diritto. Vengono descritti come di natura religiosa, non di rado contrapponendo surrettiziamente cristiani e musulmani, mentre si tratta di conflitti che hanno primariamente radici di natura etnica, politica o economica. Netta la condanna delle situazioni di violenza accanto all'assicurazione di un continuo lavoro per la pace. Ma i cardinali hanno soprattutto continuato il dibattito introdotto dalla relazione del cardinale Casper sulla famiglia. In particolare, gli oltre 60 interventi si sono concentrati su come conciliare la visione antropologica cristiana della famiglia con la realtà secolarizzata di oggi. Un confronto sereno, preparatorio, che ha affrontato anche la questione dei divorziati risposati e della loro ammissione ai sacramenti, ma che per il momento non offre soluzioni, limitandosi a porre interrogativi.